Davide, Sergio, oggi ci sono 1000 chilometri di autostrade al sud dove non si paga un centesimo di euro e al nord ci sono aumenti che arrivano al 15%, quindi non esiste, ci sono centinaia di migliaia di cittadini che non pagano e ci sono altri coglioni al nord che pagano, quindi non è possibile che lo Stato, se esiste, intervenga, perché se bisogna pagare si paghi tutti la stessa cifra, ripeto. A stamattina, nonostante la legge, perché la Lega era riuscita a far approvare una legge che prevedeva che in tutta Italia, se un paese unito, tutti pagassero la stessa cifra, ci sono più di 1000 chilometri di autostrade gratis al sud e al nord rincariche superano il 10%. Non, abbiamo perso la pazienza. Spiegarselo come? No, atto eversivo è chiedere 8 euro per andare da Milano a Como e tornare indietro. Questo è un atto da dementi, è un atto da ladri, è un atto da truffatori. 8 euro per andare avanti e indietro da Milano a Como per gente che lavora è un furto. Mentre se uno gira sul grande raccordo anulare di Roma, può farlo per 6 mesi, non paga una lira. Se uno fa i 400 chilometri della Salerno-Reggio Calabria e non paga una lira, i nostri pendolari, i nostri disoccupati hanno le palle piene e quindi rischiamo qualcosa. Sì, chi se ne frega, ma intanto piuttosto che andare a morire rischiamo qualcosa. Cosa si può fare? Si può pretendere l'applicazione della legge, perché ripeto, grazie alla Lega c'è una legge in vigore teoricamente che prevede il pagamento uniforme sul paese, quindi la diminuzione delle tariffe al nord. Il TAR, guarda caso questi TAR, anche in quel caso ha bloccato quell'iniziativa, quindi di far la figura dei cornuti emaziati no, e quindi se dobbiamo cominciare a disubbidire, cominciamo a disubbidire. Si può legalmente, io lo farò al casello qua, lo devo fare qua, ma non c'è l'omino, qua è tutto automatico, invece dove c'è l'omino si può arrivare alla barriera e dire io non pago. Perché? Perché il servizio fa schifo, ti coppinano il tuo modulino, ti mandano a casa dopo 2 mesi i tuoi 2 euro, che poi dopo 6 mesi diventano 2,50 euro, 3 euro, e vediamo chi si stufa prima. Al ministro Lupi cosa vuol dire? Che venga, ripeto, ma è una questione di giustizia sociale, 1000 chilometri di autostrade, tratta per tratta, gratis al sud e aumenti del 10% al nord, è razzismo, è discriminazione territoriale, invece di squalificare le curve degli stadi, squalifichino i governi, perché non si può pagare a Milano e non pagare a Roma. A proposito di giustizia, riferendoci invece al Piemonte, su Coda, lei ha detto un attacco alla democrazia. Bene, da lei, annullare le elezioni dopo 4 anni, ma neanche in Corea del Nord arrivano a tanto, secondo me. Quindi, però di questo parleremo oggi pomeriggio, stamattina siamo qua a parlare di quattrini, perché camionisti, pendolari, rappresentanti, imprenditori, liberi cittadini non possono pagare 10 euro per fare 50 chilometri. Forse hai detto che Cota comunque, se si dovesse tornare al voto, non dovrebbe candidarsi. Ma noi contiamo che la regione Piemonte arrivi alla fine in base a quello che hanno scelto liberamente i cittadini piemontesi. Non ci può essere Tizio Caio che si alza la mattina e dire rifacciamo. Quello si fa negli spot televisivi, dici no, non è venuta bene la prima, venga bene la seconda. O ci dicano che in Italia se non vince la sinistra le elezioni non valgono, allora prenderemo le nostre decisioni. Anche i sindacati qui per l'autostrada hanno detto sono aumentati i prezzi, ma non sono aumentati i servizi e non sono aumentati i posti di lavoro. Ma questo è uno Stato razzista. L'Italia è uno Stato razzista nei confronti del Nord, perché ripeto, le autostrade al Sud le ha pagate lo Stato, quindi anche i cittadini di Gallarate, e sono gratis. Le autostrade al Nord se li sono pagati i cittadini, quindi anche i cittadini di Gallarate, e pagano. Cioè noi abbiamo pagato tutto e paghiamo a casa nostra per far andare in giro gratis sul grande raccordo anulare di Roma. Mi sembra veramente una follia. La possibilità di creare una vignetta come quella svizzera? Sì, la Svizzera è un paese civile dove quando voti però rimani in carica per 5 anni. Non c'è un giudice in Svizzera che dopo 4 anni ti dice no, ho sbagliato. Poi oggi partiranno anche alcune querele nei confronti di alcuni pseudo giornali. Cominciamo a divertirci. Da oggi cominciamo a divertirci noi. Si parla di regolarità di Cota, ma non di quella dell'Abresso. Quello che fa la sinistra va sempre bene, la sinistra non sbaglia mai in Italia.